It's match day, stasera 20:30, Frosinone Juventus. E il mantra di oggi è il 3-5-2. Ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha lasciato intendere che questa è un'ipotesi fondata per la formazione di stasera. Lasciatemi dire che secondo me dobbiamo togliere di mezzo la paura che spesso si percepisce quando si parla di 3-5-2. Ci sono tanti che si mettono le mani nei capelli, beati loro che possono farlo, appena si nomina questo modulo. In realtà, secondo me, sono brutti ricordi legati a chi gioca. Giocava nel 3-5-2 le ultime volte e parlo tanto degli esterni quanto della difesa, ma anche un pochino dell'attacco. Abbiamo migliorato il tasso di qualità dei giocatori in tutti i reparti e credo che abbiamo i giocatori giusti con le caratteristiche giuste per fare un ottimo 3-5-2, non quello lì che abbiamo abbandonato per forza perché non rendeva al meglio. Adesso e soprattutto con la situazione che abbiamo tra infortuni e squalifiche, il 3-5-2 stasera sarebbe l'ideale, consentirebbe secondo me alla Juventus di fare un ottimo gioco, un gioco di grande qualità, con la giusta velocità e con gli interpreti giusti per far male ad un Frosinone che sicuramente farà la partita della vita come tutte le piccole, soprattutto quando giocano in casa contro di noi, ma che dovrà inesorabilmente, io spero, piegarsi alla forza della Juventus che deve andare a vincere un'altra partita. Perché il 3-5-2 può essere l'ideale? Il problema sono i terzini. Allegri lo ha detto chiaramente in conferenza stampa: se gioco con la difesa a 4 devo mettere in campo tutti e tre i terzini attualmente a disposizione, e cioè Alexandro, João Cancelo e Cuadrado. Nel senso, con la difesa a 4 Allegri non se la sente di mettere Cuadrado a destra con João Cancelo a sinistra, per cui metterà di nuovo Alexandro, che forse ha bisogno invece di rifiatare, e Cuadrado però ha annunciato che comunque sarà della partita, quindi si profila un turno di riposo per Federico Bernardeschi. E anche per lui ci sta, perché ha dato veramente tantissimo al Mestalla e quindi ci sta che si riposi, secondo me, nonostante ormai sia lui il titolare per la zona destra. E ci sta anche che giochi Cuadrado, che appunto sta giocando veramente poco. Diversamente, con la difesa 3 può far riposare uno di questi tre, e che sarà probabilmente Alexandro, che appunto ha bisogno di riposare, con João Cancelo impiegato sulla sinistra e Cuadrado a destra. Evidentemente Allegri si fida di più di questi due esterni in questo modo, quindi entrambi in campo, se dietro hanno la difesa 3. Difesa 3 che dovrebbe nel caso essere composta da Rugani sul centrodestra e ovviamente Bonucci e Chiellini, quindi non Benatia. Sono abbastanza d'accordo, bisogna anche dare spazio a Rugani, che ormai è la super riserva in difesa, che ha giocato poverino pochissimi minuti al Mestalla e si è preso il fallo da rigore che non c'era assolutamente, e anche il cartellino giallo, quindi è giusto dargli un'occasione dal primo minuto per vedere anche in che condizioni sta, sia fisiche che mentali. Secondo me è abbastanza bene, speriamo anche benissimo. In porta giocherà Szczęsny, perché Perin il suo turno arriverà finalmente mercoledì contro il Bologna. Dopodiché nel centrocampo di questo ipotetico 3-5-2, o comunque nel centrocampo che vedremo stasera, perché credo che sarà comunque quello al di là del numero di giocatori in difesa, vedremo sicuramente Pjanic, sicuramente Emre Can inevitabilmente al posto di Khedira, ma forse anche Bentancur al posto di Matuidi, altro giocatore che potrebbe aver necessità di riposare. Matuidi gioca praticamente ininterrottamente da giugno e, come ha detto simpaticamente Allegri, forse ha corso anche in vacanza, sta sicuramente benissimo, ma forse è meglio che si riposa in una partita esterna contro il Frosinone, che, per non avere poi magari la necessità di riposarsi contro il Napoli o contro gli Young Boys. D'altra parte, Bentancur, mezzala, finalmente sarebbe un ottimo passo in avanti per l'idea di centrocampo della Juventus da parte di Allegri. Non sono mai stato d'accordo, lo sapete, sul fatto che Bentancur debba essere necessariamente vice Pjanic e quindi impiegato per forza come regista di centrocampo, perché Bentancur nell'Uruguay e non solo ha giocato anche mezzala e addirittura trequartista centrale. È un giocatore che fa benissimo le due fasi, ha ottima gamba, è lineare, ordinato e con un alto tasso tecnico, per cui come mezzala non riuscirebbe a sostituire Matuidi nelle sue stesse caratteristiche, naturalmente, perché sono diversi, però potrebbe fare un'ottima partita con caratteristiche diverse che ci possono comunque essere molto utili, soprattutto nel 3-5-2 che non prevede quindi dei trequartisti, e quindi tra Emre Can, che corre molto più di Khedira e fa benissimo entrambe le fasi e si inserisce anche in area di rigore, Pjanic che è Pjanic e Bentancur che innalza il tasso tecnico della mezzala sinistra, riusciamo a sopperire alla mancanza
mancanza appunto di trequartisti, e lì davanti ovviamente dovrebbero esserci, anzi ci saranno sicuramente, Cristiano Ronaldo e Dybala. Dybala è l'uomo della giornata, Allegri lo ha investito di grande importanza, di grande aspettativa, lui che aspettative addosso ce ne ha sempre tantissime, anzi permettetemi di dire di passaggio tra parentesi che purtroppo nella tifoseria juventina, scusate sto combinando un casino, nella tifoseria juventina c'è sempre tantissima indulgenza nei confronti di Mandzukic, ma sempre troppo poca nei confronti di Dybala. Dybala ha sempre la spada di Damocle in testa, ogni partita che scende in campo dovrebbe sempre chissà fare chissà che cosa, anche quando fa solo poco meno di quello che gli si chiederebbe viene massacrato, e Allegri lo sa, lo ha detto, devo farlo giocare in modo da che non lo massacriate voi giornalisti, ma secondo me ci sono anche i tifosi che massacrano troppo spesso Dybala. Io ho enormi aspettative anch'io nei confronti di Dybala, ma se fa partite normali va comunque bene, l'importante è che non fa partite dannose per la Juve, e non credo che le abbia mai fatte, tranne qualche volta in cui, ma questo succede a tutti i grandi campioni con il numero 10 sulle spalle, ha sbagliato gol decisivi all'ultimo minuto, ma quante volte li ha segnati i gol decisivi e non solo all'ultimo minuto. Questo non per difendere Dybala, che non ha bisogno di essere difeso da me e non ho neanche intenzione di farlo, ma per dire che secondo me avere Dybala titolare in questa Juve sarebbe un passaggio, un punto d'arrivo importante, e la coppia d'attacco Dybala-Cristiano Ronaldo con il 3-5-2 dietro credo che possa fare solo cose straordinarie, speriamo di sì, speriamo che sia questo. Poi non dovesse essere il 3-5-2, ripeto, in quel caso sarebbe evidentemente Rugani in panchina, quindi Bonucci, Chiellini a destra, João Cancelo a sinistra, Alexandro, il centrocampo dovrebbe essere lo stesso che vi ho detto, o forse comunque Matuidi, dopodiché a quel punto in attacco potrebbe esserci una linea 2 dietro Cristiano Ronaldo, quindi senza le ali, con evidentemente Bernardeschi e Dybala a supporto di Cristiano Ronaldo, oppure, ma questa è un'ipotesi un po' più difficile da verificarsi, Cristiano Ronaldo a sinistra, Dybala al centro dell'attacco e Cuadrado a destra. Sarebbe un po' difficile, però è anche un'ipotesi, Allegri ha parlato anche di Dybala punta e ha detto che ovviamente Dybala punta non è, perché non si mette dentro l'area, non fa sportellate, questo lo sappiamo, ha caratteristiche diverse rispetto alla vera e propria punta, però potrebbe anche essere un'ipotesi ed è già successo. Non credo sinceramente, io credo che vedremo il 3-5-2 stasera. Dall'altra parte dicevo, sarà un Frosinone che farà la partita della vita, ma io spero in una goleada della Juventus stasera, spero che la Juve faccia almeno 2 gol nel primo tempo, perché vorrei vedere una Juve veramente finalmente perentoria, che anche senza eccessivi sforzi, ma soprattutto con grande convinzione mentale, fin da subito mette in chiaro le cose e va a vincere la partita, appunto superando le difficoltà con la tecnica, con la qualità, con la corsa, che nei giocatori che vi ho nominato e che dovrebbero scendere in campo è veramente tanta. Piccolo dettaglio, potrebbe secondo me esordire stasera la seconda maglia, bellissima, stupenda, perché secondo me, poiché siamo in trasferta, non credo che metteremo la prima maglia e credo che vada più a contrasto la seconda della terza, però potrei sbagliarmi, poi vediamo magari quando scende in campo che cosa sarà, ma potrebbe essere una cosa interessante. Dunque ci vediamo nel corso della giornata con altri video e poi naturalmente con il post partita di Frosinone e Juventus, sperando di commentare una bella partita e una bella vittoria, e quindi continuate a seguirmi, a presto e sempre forza Juve!